Buongiorno, anche oggi parliamo di festival e siamo qui al liceo Tognolo, una scuola piccolina ma che ha sempre partecipato in qualche categoria, diciamo, e che da quello che si sente quest'anno è più agguerrita del solito. Quindi andiamo a sentire cosa hanno da raccontarci i rappresentanti. Ed eccoci qua al liceo Tognolo con un professore di matematica. Ciao, posso darti del tuo anche se sei un professore? Ovviamente, ciao a tutti. Che ho partecipato anche al festival negli anni passati. Sì, allora io avevo partecipato quando ero studente al liceo Torricelli e avevamo anche vinto, ero rappresentante, avevamo vinto nel 2000. E adesso invece non più Torricelli ma Tifi Tognolo. Sì, certo, ovviamente tipo per la mia scuola e anzi conto che i ragazzi quest'anno possono fare una bella figura, anche perché rispetto agli altri gli anni scorsi vedo che sono più impegnati, ci stanno un po' provando, si stanno preparando. Sì, anche perché il problema appunto di una scuola così piccolina è l'interesse. Sì, più che altro per i nostri ragazzi è sempre stato un po' difficile partecipare perché essendo liceo scientifico sportivo abbiamo studenti di alto livello che il pomeriggio spesso hanno allenamenti e quindi facevano un po' fatica a organizzarsi. Quest'anno mi sembra che si siano presi bene e insomma speriamo che abbiano dei risultati migliori. Allora, infatti magari non riusciranno a vincere, questo purtroppo è molto difficile, però magari si trionfa in qualche categoria? Magari potrebbero puntare un pochino sulle gare sportive, no? Magari qualcosina potremmo riuscire a fare. E allora fai un augurio ai tuoi studenti? Ok ragazzi, in bocca al lupo, forza Tognolo e quest'anno andrà meglio. E eccoci quindi qui al liceo Tognolo con Stefano, uno dei due rappresentanti del festival. Allora raccontaci un po' come vi state preparando, siete carichi? Sì, siamo carichi, la nostra scuola non ha molte esperienze di festival, quindi stiamo provando a coinvolgere più studenti possibili, anche sportivi di alto livello, per appunto far conoscere il festival e cercare di dare il meglio quest'anno. E appunto, voi siete una scuola piccolina, quindi non avete mai vinto, avete partecipato tanto, ma la vittoria è lontana. Ce la farete prima o poi a vincere? Sì, lo speriamo vivamente, magari non quest'anno, però il prima possibile ce la faremo. Comunque i ragazzi della scuola sono coinvolti nonostante appunto il festival non sia poi così famoso come nelle scuole più grandi, Torricelli ad esempio. Sì, esatto, gli altri anni purtroppo era una cosa che solamente in pochi seguivano il festival qui da noi. Quest'anno io e Giada, l'altra rappresentante, abbiamo deciso di impegnarci e abbiamo fatto anche delle riunioni, abbiamo cercato di coinvolgere più ragazzi possibile, abbiamo spiegato cos'è il festival e sta venendo un bel gruppo, siamo piuttosto contenti. L'altra rappresentante è Giada, che anche lei è qui con noi. Adesso invece a te chiedo un vostro punto di forza, che proprio dovete dire le altre scuole devono avere paura. La recitazione, e proviamo anche col balletto moderno quest'anno, che gli altri anni abbiamo sempre partecipato, però non è sempre coinvolta con poca gente, però quest'anno siamo riusciti a tirare su 10 ragazze e anche un maschio e avendo 5 classi è un buon risultato. E invece una cosa, una categoria che dici se non c'era magari era meglio? Magari il musical, però possiamo farcela anche con quello, infatti quest'anno cerchiamo di partecipare anche col musical, ma una che magari è un po' così e così, dai niente alla fine. Alla fine siete fortissimi su tutto, possiamo dirlo? Sì. E allora dai, lancia un messaggio alle altre scuole, che cosa vuoi dire alle altre scuole? Magari devono avere paura di voi quest'anno? Piano piano, anche se siamo 5 classi, riusciremo ad arrivare nei primi posti.